Allora, cominciamo, do la parola subito al direttore per l'appello. Lozzi. Speriamo che sia all'avviso. Se vuoi, Ariano. No, me l'avevo tutto. Ho capito che non volevi. Biondo. No, infatti. Vabbè, tu leggi quello. No, Candigliota. Tirare consiglieri, ma non è tutto. Carlone. Vabbè, poi adesso me ne studio un po' per bilancio. Cercuoni. Ciancio. De Chiara. Di Egidio. L'avevo detto alla Giordani. Alla Giordani. Ferrauto. La signora del protocollo. Sì, ma Giannone. Sì, ma ha capito lei, cioè voglio dire, non ha capito. Giuliano. Se me ne via in più. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Pompei. Principato. Rinaldi. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Tosatti. Datelo presente. Datelo presente, Tosatti. Mi avete sentito? Allora, 16 presenti, 8 assenti più la Presidente, giustificati Ariano, Carlone e Vitrotti. L'assessore sta arrivando, ditemi voi se volete iniziare a parlare del primo punto oppure preferiamo aspettarla, ditemi voi. Aspettiamo un paio di minuti, se poi non viene cominciamo. Va bene, per me non c'è problema. Che dite? Va bene. Gli scrutatori sono per oggi la consigliera Tripputi, la consigliera La Zazzera e il consigliere Giuliano. Giuliano. Sì. L'ho legato alla sedia. Allora, aspettiamo un attimo. C'è una mozione, se voi siete d'accordo, abbiamo una proposta di risoluzione e poi una mozione. Forse la proposta di risoluzione è di più lunga discussione della mozione, ditemi voi, io sono pronta a discutere l'atto che ritenete più semplice da discutere. Io proporrei, forse è più semplice, più tranquilla, la mozione avente ad oggetto l'installazione di attrezzature per la ginnastica all'aperto. Va bene, andiamo. Allora, bella giornata oggi, mi siamo parlati. Allora, il relatore? Candigliota? Candigliota, si può parlare? Grazie Presidente. Allora, questa è una mozione che ovviamente mira a portare la gente a fare comunque outdoor fitness, che è praticamente la ginnastica all'aperto, per tante motivazioni. Una di queste perché comunque è più salutare, quindi si porta anche su un discorso cardiocircolatorio con respirazione maggiore, insomma, voglio dire, anche a livello fisico si hanno dei benefici, nonché soprattutto anche soprattutto
la ginnastica, oltre che per la salute, dà la possibilità anche ai genitori magari di portare i bambini al parco e magari fare anche attività sportiva. Oppure abbiamo comunque tutte le grandi comunque città d'Europa. Io dovunque sono stato la prima volta, mi ricordo, andai a Valencia e dentro un parco vidi questi attrezzi. Poi dopo mi sono trovato in altre città, Cracovia, ce ne stavano un po' da tutte le parti. Ed era una cosa, diciamo, che all'atto pratico da più privilegi, anche perché, voglio dire, sappiamo pure quanto costa un abbonamento in palestra, quindi voglio dire, non tutti si possono permettere abbonamento in palestra. Il costo non è un costo elevato, è un costo molto simile a quello dei giochi per i bambini, quindi voglio dire, spesso e volentieri si può unire l'utile al dilettevole, senza considerare poi anche i dati che ci sono in Italia per quello che riguarda l'obesità e il sovrappeso. Quindi diciamo, noi abbiamo optato per fare questo tipo di mozione, perché comunque trovavamo necessario che comunque anche noi dessimo questa possibilità ai cittadini, insomma, di poter fare attività sportiva gratuitamente. Grazie. Altri interventi? Sì, consigliere Giuliano. Allora, grazie Presidente. Nel dire che ho una simpatia per il collega che ha presentato la mozione, non si può dire, infatti. Allora, ripeto, nel dire che mi fa piacere la mozione, però al di là di questo, caro collega, lo so che non è solo la sua, ma è appunto del gruppo, e siccome Fratelli d'Italia non è mai stato geloso di queste iniziative, ne sono pieni i consigli del nostro atteggiamento positivo. Se chiediamo tutte le registrazioni, insomma, abbiamo spesso e volentieri votato e siamo stati propositivi. Però, se lei mi permette, se la maggioranza mi permette, in modo anche molto così sommesso, io penso che va bene l'idea, ma come tracciabilità, cioè come suggerimento, ci vorrebbe un percorso di controllo, di verifica, cioè, e anche di manutenzione, nel senso che il problema che oggi diverse aree, perché dicevo appunto che il costo di queste attrezzature risulta in linea rispetto alla media dei costi per attrezzature e giochi per bambini, quindi prendiamo un esempio, il parco degli acquedotti, che è stato fatto ultimamente da uno sponsor, però ha fatto un intervento, ha risistemato l'aria, addirittura ha messo anche le telecamere. Ora però non è che finisce lì, c'è un controllo, c'è una verifica, c'è una manutenzione. Quindi noi ci siamo battuti, e questo penso di essere in linea anche con la vostra Presidente, che la sentì parlare per iniziative di questo tipo, cioè di poter portare sul nostro municipio diverse aree più o meno piccole o più o meno grandi la possibilità di riqualificarle mediante interventi di attrezzature sportive o giochi. Però si era posto, in una chiacchierata che abbiamo fatto, si era posto anche il problema poi della manutenzione, perché è lì che c'è il trucco, cioè se poi puoi continuare a manutenere, a sistemare, a sostituire nel momento in cui c'è questo problema. È come quando, per esempio, nel quartiere di via Osteria del Curato, lì Santarelli, il parco archeologico fatto dall'impresa per 2 anni è stato manutenuto dai proprietari. Dopodiché però se questi lo lasciano, chi lo prende in custodia? Cioè non c'è la manutenzione, quindi non essendo la manutenzione noi ci troviamo ad avere dei pezzi di aree non manutenute, e quindi sembra che non c'è mai passato nessuno. Il problema di Roma è la manutenzione, non tanto chi lo fa,
ma chi lo manutiene? Per cui adesso, nell'essere positivi, quindi, cerchiamo di suggerire che questo intervento è idoneo, ma ci dovrebbe essere qualcosa o qualcuno che possa fare quel controllo, non solo sullo stato dell'arte, ci mancherebbe, ma sullo stato delle attrezzature nel tempo, quindi quella verifica, quella manutenzione che potrebbe essere intelligente. Quindi, se non voglio chiedere questa giunta, ripeto, lo sto dicendo in modo sommesso, ci potete, no, camminare anche sopra di me, la lettera, no? La lettera, scusate, veniva da ridere, la lettera quella non ci resta che piangere, no? Che parlavano e dicevano, visto, cioè, mi potete anche camminare sopra, quindi potete fare come vi pare, ma se si può aggiungere questo fatto, io capisco che modifica un po' la mozione, il senso, però avere il collegamento, quindi la possibilità, come si dice, programmatica di verifica e manutenzione successiva, nel fare questo io sarei contentissimo. Però ci deve essere un controllo e una manutenzione successiva. Non so, adesso mi direte che questa è solo un'indicazione che poi dovrà fare il Presidente, eccetera, eccetera, però per votarla voi dovete sempre mettere in condizione che questa cosa poi ci sia prevista. Poi dopo bisogna vedere come, è d'accordo, però l'indicazione ci deve stare dentro la mozione, quindi suggerisco questo dato. Se vi fa piacere, bene. Insomma, Fratelli d'Italia è favorevolmente positiva, però poi lo dico prima, così si asterrà dal voto concreto, cioè certo di dire sì, perché manca questo pezzo. Consigliere Guido. Grazie Presidente. Per restare in tema di citazioni, sempre per Non ci resta che piangere, no, mo me lo segno. Beh. No, allora, No, vabbè, io ringrazio il consigliere Giuliano perché dice sempre cose che hanno senso, e per questo per noi, no, cioè non per noi maggioranza, ma cioè per noi amministrazione, cioè in questo senso è molto positivo. Aggiungo anche un'altra cosa, e cioè che dispensare i parchi, anzi inserire all'interno dei nostri parchi del municipio queste aree più che ludiche, diciamo sono ginniche in realtà, no? Perché consentono di fare sport, di fitness, grazie consigliera, però di natura pubblica, quindi senza soldi da parte dei fruitori poi futuri, ed è molto importante anche per le attività che ricadranno poi nel contesto dei distretti culturali, eccetera. Perché? Perché quello che stiamo cercando di fare è creare le infrastrutture necessarie per il territorio affinché poi il territorio possa esprimersi al di là della singola amministrazione che sul momento governa. E questo è fondamentale. Può capitare per esempio un anno che come municipio non si avranno magari i fondi sullo sport o sulla cultura. Però avendo un attimo di lungimiranza come pubblica amministrazione, avendo cercato o avendo creato queste condizioni minime affinché il territorio possa esprimersi in maniera autonoma, è assolutamente fondamentale che questo si faccia in modo concreto. Apprezzo anche il consiglio, il problema della manutenzione è certamente un problema costante di tutte le amministrazioni pubbliche, su tutto quello che facciamo è sempre così, non è sempre facile, questo è altrettanto vero, è anche vero che il nostro municipio necessita assolutamente di queste aree, perché al di là dell'aspetto, come dire, culturale, sociale, eccetera, c'è anche tutto un aspetto di salute pubblica, e questa ci sembra la migliore maniera, coerentemente anche alla fruizione dei nostri parchi. E questo credo possa essere un punto condiviso da tutti quanti, al netto poi della singola votazione, però il senso è abbastanza chiaro. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, salve consiglieri a tutti. Intanto volevo, in un abbraccio simbolico, tutti noi, come il gobbo di Notre Dame che piange e abbraccia la cattedrale, ci stringiamo anche noi, penso, intorno al dolore di Parigi e di tutto il mondo, quindi un pensiero che va
volevo dirlo all'inizio del Consiglio, ma lo voglio ricordare a tutti, è stata una giornata drammatica per tutto il mondo. Sono in merito alla mozione, sono sempre positivo rispetto al modello del fare. Mi aggiungo a qualche critica dicendo comunque che condivido l'atto per l'estensione e per quello che vuole fare. Non trovo alcune caratteristiche importanti che devono essere messe nell'atto, non solo quello della manutenzione, ma io direi di avere pure il coraggio di dire dove, perché è importante. Io vi invito in due luoghi simbolici in cui ci vado proprio tra qualche giorno, e nel percorso avere questa attrezzatura è un sollievo per tutti i cittadini, diventa proprio una cosa interessante. Uno è Ferrazzano, quindi da Campobasso a Ferrazzano, una stradina tutta attrezzata di attrezzatura per fare lo sport per tutti. L'altro è per chi raggiunge le Calabrie e vuole raggiungere i luoghi della foresta, hanno attrezzato con questi meravigliosi attrezzature sportive che diventano poi un momento rilassante per tutti, non a livello agonistico ma proprio a livello di benessere della salute. Per questo dico, non ho nulla in contrario a votare quest'atto, mi domando perché non vogliamo essere autonomi e nel decidere innanzitutto dove, quando e anche il costo, perché se noi diamo mandato alla Giunta, poi la decisione che è stata presa, io non rispetto al progetto, potremmo essere più precise e puntuali. Ciò non toglie che abbiate il diritto di decidere prima questa fase e poi la Giunta ne può decidere un'altra, però io direi perlomeno di dare due o tre indicazioni di dove si potranno installare e anche il costo, perché non bisogna dire il costo, bisogna anzi innanzitutto dire il capitolo, dove, come, quando, diventa più un atto più forte. Poi un'altra cosa ancora, non penso che una maggioranza lo debba fare con una mozione, onestamente, perché una mozione non è un atto da fare con una mozione, penso una delibera precisa dove si possono inserire costi, luoghi e tempi di realizzazione. Questo lo lasciate alla Giunta, ma è un'indicazione che avete preso fin da lontano. Quindi non mi sottraggo a votare quest'atto proposto, non so da in quale commissione è passata, perché ultimamente non sto partecipando, però è una cosa che gratifica senz'altro, sia nel Parco degli Acquedotti, che io adoro, sia al Parco della Caffarella, forse altri parchi lunghi dove si possa esercitare in lunghezza questa attività, ce ne sono altri che dovremmo sicuramente valutare, però penso che non è che ci siano risorse eterne, quindi intanto dare una priorità uno da una parte e uno dall'altra, per quanto già la Caffarella esistono, se avete visto bene, quindi potremmo privilegiare altri parchi meno evidenti, ma ce ne stanno, ad esempio Torre del Fiscale è uno di quelli che potrebbe essere inserito, ma anche quella del Quadraro, cioè c'è una parte lineare al ridosso della ferrovia che potrebbe andare bene, e quindi grazie di questa proposta che voterò. Altri interventi? No, lui a chiusura, sì, consigliere Toti. Qui è premesso che si parla di presenza in molti parchi, presenza di molti parchi di aree verdi. Io una riflessione, una piccola riflessione su questo devo fare. Le nostre aree verdi vivono una situazione molto difficile,
manutenzione, mancanza di controllo. Io penso a Villa Lazzaroni. Villa Lazzaroni, io abito vicino alla villa e la sera spesse volte rimane aperta. E purtroppo i consiglieri lo sanno. Una manutenzione difficile, magari i cittadini ci dicono va a fare questa mozione, una mozione, una richiesta giusta, attrezzature, ginnastica per ginnastica all'aperto, però forse prima sarebbe più importante pensare alla manutenzione, al controllo delle aree verdi che noi gestiamo. Poi ecco, penso pure al discorso del Parco della Caffarella. Il Parco della Caffarella si trova anche questo rispetto alla ginnastica all'aperto in situazione compromessa, perché ci sono state centinaia e centinaia di firme che sono state raccolte dai cittadini, perché sembrerebbe che quelle attrezzature vengano tolte al parco della Caffarella. Perciò ecco, io quello che chiamo magari, ecco, un'attenzione a metterle senz'altro, però pure a non farle togliere, cioè un confronto anche con l'ente parco rispetto a questo, perché non scordiamoci che Regione e ente parco gestiscono i nostri parchi, il Parco della Caffarella, il Parco degli Acquedotti, e rispetto a questo voglio dire un'attenzione va fatta. È chiaro che qui parliamo di attrezzature ginnastiche all'aperto che noi vorremmo mettere nei nostri spazi, che io spero siano sempre maggiori, spazi che gestisce il municipio. Per questo una richiesta che faccio alla Presidente, perché si allarghi questa possibilità di gestione del verde, perché a livello cittadino veramente è una tragedia, e a livello municipale forse col nostro controllo qualche cosa di meglio si riesce a fare. E poi rispetto a questa mozione è chiaro che il discorso del controllo e il discorso della manutenzione non può non stare all'interno della mozione. Quello che ha detto anche il collega del centrodestra che mi ha preceduto, di un'attenzione rispetto a queste due cose, controllo e manutenzione, per me va inserito in questa mozione. È possibile pure una possibilità, io penso di interpretare pure Fulvio Giuliano, se c'è una correzione a questa mozione, se i firmatari sono disponibili, noi potremmo anche votarla. Senza questo è chiaro che vediamo una mozione per noi sofferente, mancando di queste due caratteristiche del controllo e della manutenzione, che io penso che sono fondamentali se vogliamo fare un discorso non fumoso o comunque inconcludente, ma un discorso, io ricordo, un discorso serio. Io ricordo la Presidente del Municipio, la Fantino, quando pensò di fare tutte quelle opere all'interno di Villa Lazzaroni, io la prima cosa che dissi: controllo, poi ci sarà la manutenzione, perché richiedono manutenzione. È chiaro, erano pochi giorni dalla campagna elettorale, la Fantino forse pensava discorso della manutenzione, poi lo vedremo se ci sarà, a me mi interessano i voti, e fece quel progetto, che è anche bello, interessante. Però senza manutenzione è un disastro. Ecco, io non vorrei fare, io non vorrei che ci sia la stessa cosa rispetto a un'idea importante, seria, quella di dare ginnastica all'aperto, attrezzature con attrezzature ai cittadini, che tante volte non si possono permettere di pagare una palestra, e poi all'aria aperta io penso che senz'altro è migliore la cosa. Però ecco, voglio dire, facciamo una mozione, facciamola bene, in modo che poi tutti quanti la possano votare. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Se no lascio la parola al relatore per la conclusione. Il relatore può parlare, sì. Grazie Presidente. Allora, fermo restando, vorrei chiarire un paio di punti che
quando abbiamo stabilito, cioè che eravamo indirizzati su questa mozione, la prima cosa che abbiamo pensato era il fatto che magari potevamo cominciare con una sperimentazione, invece poi abbiamo detto no, facciamolo invece però sui parchi, cioè abbiamo una ventina di parchi, là dove è possibile, perché ovviamente non sempre ci sono le possibilità per realizzarli, però là dove è possibile invece realizziamoli, cioè non ne facciamo uno solo, ma espandiamo per tutto il territorio questa tendenza, che è un benessere psicofisico, quindi credo che debba essere messa a disposizione di tutti. Ora, detto questo, per quello che riguarda la manutenzione, premesso una cosa, non ho problemi a inserirlo, perché vi spiego una cosa. Queste attrezzature, quando vengono fornite già con una garanzia di manutenzione annuale, perché vi spiego, sono tubolari belli grossi che non si rompono, sono fatti proprio appositamente per stare all'aperto. L'unica cosa che hanno bisogno è l'ingrassaggio una volta l'anno, né più né meno. Non si possono rompere, perché non so se siete mai stati a questi parchi, siete mai stati a... No. No. Veramente. Questo tipo di attrezzatura, se voi siete stati all'estero, magari vi sarà capitato di vederli, sono dei grossi tubolari di ferro piantati per terra, l'unica cosa sono le parti che vanno ingrassate, ed è un'ingrassatura che viene garantita, perché è una manutenzione annuale garantita dalla stessa ditta che lo fa, quindi metterlo nell'atto è superfluo, perché se lo danno è superfluo, ma lo possiamo mettere, qual è il problema? Non vedo quale sia il problema. Fermo restando, ripeto, che per quello che riguarda il controllo, ripeto, sono tubolari, non si spaccano, quindi non ha proprio senso. Per quello che riguarda invece, ripeto, il discorso dell'ingrassaggio, quindi che va fatto annualmente, viene garantito, quindi metterlo sull'atto non c'è problema. L'altra cosa che però vorrei far notare, che allo stato attuale tutti gli attrezzi che si trovano nei nostri parchi, non so se avete avuto la possibilità comunque di vedere in che stato sono, e tanti sono veramente obsoleti. Io alcuni li ho visti e stanno con i mattoni, cioè se si rompe qualche mattone, roba varia, la gente casca per terra, ci sono attrezzi che vengono fatti a testa in giù. È veramente, in questo momento credo che l'attività sportiva diventi un rischio in questa maniera, quindi io credo che sia fondamentale andare a levare quel tipo di attrezzature che sono obsolete e anche pericolose, e cercare di fare un discorso che sia all'insegna comunque della sicurezza e al benessere psicofisico, quindi io credo che sia di fondamentale importanza. Poi ripeto, se vogliamo metterlo, dal momento che solitamente, questo ripeto è un indirizzo, come diceva giustamente prima il consigliere, è un indirizzo, è già previsto comunque dalla stessa ditta che lo fornisce, non mi cambia niente, mette manutenzione, quindi lo possiamo tranquillamente aggiungere, non c'è problema, grazie. Allora, quindi che cosa volete fare? Si vuole modificare? Allora si fa un emendamento e si può aggiungere, si può modificare l'atto. Possiamo fermarci un attimo, così si fa questa correzione. Nessun problema. Sì, nessun problema. Sì, preparate l'emendamento, così lo votiamo e lo inseriamo nella mozione e procediamo alla votazione della... Sospeso. Sì, è sospeso per 5 minuti. Riprendiamo la seduta di consiglio e leggo l'emendamento, così non credo che ci sia bisogno di discuterlo e possiamo direttamente votarlo. Allora, l'emendamento è aggiuntivo e aggiunge le seguenti parole a quelle già esistenti, che erano: a prevedere l'installazione di attrezzature per la ginnastica all'aperto, outdoor fitness, ove possibile nei parchi del municipio settimo. Si aggiunge: prevedendo azioni di controllo e manutenzione. Bene, ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento? No? Votazione. No, ah sì.
No, voglio dire, io avevo proposto insieme con l'amico Fulvio Giuliano questo emendamento. L'emendamento è stato accolto dalla maggioranza, perciò chiaramente c'è una disponibilità a un voto favorevole, perciò come gruppo e Forza Italia senz'altro voteremo a favore. Bene, allora, votazione per l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Credo che sia l'unanimità, no? Perfetto. Sì, dentro di avvocato. Allora, adesso, perfetto, unanimità, 16 favorevoli. E vediamo adesso se ci sono dichiarazioni di voto proprio sulla mozione così modificata. Consigliere Giuliano. Sì, grazie. Velocemente approfitto della dichiarazione di voto per ringraziare quindi la maggioranza per questa giunta che può essere banale ma rende merito a un ragionamento generale, quindi all'attività stessa, quindi al pensiero, all'organizzazione, alla programmazione di questi interventi sulle aree dove sarà disponibile. Infatti come Fratelli d'Italia non è che abbiamo chiesto dove, perché non lo possiamo sapere prima, è una mozione di indirizzo. La giunta, la presidente vedrà dove poi sarà possibile, no? In base alla disponibilità economica, agli spazi eccetera, poter installare questo, e questo ci sta come ragionamento. Serviva dire appunto insieme, no? Vogliamo fare, ma vogliamo anche per la prima volta mettere, se non è la prima, in modo organico, mettere il controllo e la manutenzione, perché questo è un elemento che noi dovremmo utilizzare sempre come un refer, capito? In tutte le cose che andremo a fare c'è bisogno sempre del controllo e della manutenzione, soprattutto una città come Roma, ripeto, dove il verde, le attività o i square o le parti pubbliche sono talmente tante che dove non c'è, dove il comune non arriva, ecco dove che manca il risultato. Quindi eravamo molto contenti di questo, ci avete fatto più felici poterla votare in virtù di questa giunta che rende organico la mozione, rende organica la mozione politica. Grazie, voteremo sì, Fratelli d'Italia. Altre dichiarazioni? No, andiamo direttamente alla votazione. Ah, consigliere Ciancio, sì. Sì, volevo ricordare che il Servizio Giardini ha in attivo un progetto che doveva sistemare già da un anno e mezzo per la posa in opera di attrezzature sportive che non si vedono. L'assessore sa bene di che cosa si tratta, avete portato le tavole in commissione in cui abbiamo visto tutta questa attrezzatura che doveva essere posata in opera ed era a cura del CONI e quindi l'esecutività ce l'aveva il Servizio Giardini. Ahimè, io non trovo traccia che possa essere posata in opera, che potrebbe completare questa mozione che cammina insomma sulle linee dello sport per tutto il territorio, ma stiamo aspettando un progetto esecutivo che dovrebbe realizzarsi. Forse non lo ricordate, ma io provvederò a fare un'interrogazione puntuale su questo aspetto se avete dimenticato. Io non dimentico, è un progetto molto importante, non c'entra nulla con quello, ma di sport. Io sto non facendo... andiamo in discussione, per favore. Grazie, io solo per dire che voto positivamente, ma vorrei che rispetto a un impegno così importante per il nostro municipio si guardasse anche a quel progetto esecutivo. Quindi si tratta di playground, campo polifunzionale, che doveva essere poggiato, e il Presidente della Commissione sa bene, l'ha portato le foglie A3 in Commissione, ce l'ha fatto vedere, lo stiamo aspettando, certo non è colpa vostra, però vorremmo capire perché il Dipartimento non si attive per montare questa attrezzatura al simile di quelle che aspettiamo per queste due iniziative della risoluzione, su cui non ho nulla in contrario, anzi vorrei che da domani fossero attive per tutti i cittadini. Grazie. Se non, sì, consigliere Guido. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle vota a favore, penso che quanto ho sentito adesso si faccia riferimento al playground di Piscine di Venditore Spaccate. Bravo. In collaborazione col CONI, che è già pronto e operativo da un anno. Grazie. È pronto? Bravo, io non l'ho visto, però onestamente non mi sembra che abbiano montato tutto.
No, andiamo, faremo una commissione, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo alla votazione. No, non manca proprio. Andiamo in votazione perché non è l'argomento di oggi. Ricordo comunque che c'era stata un'inaugurazione. Andiamo avanti. Non è Piscina Editore Spaccata, che è avvenuto un anno fa con un'inaugurazione pubblica, e non è l'argomento di oggi. Di questo troverà traccia, penso, nei giornali. Allora, andiamo avanti. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sono 16 favorevoli, quindi la mozione viene approvata dal Consiglio. E passiamo a quello che doveva essere il punto 1. Abbiamo qui l'assessore De Santis. Abbiamo un'interrogazione orale urgente a firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto asilo nido comunale di Via Tenuta del Casalotto Piccoli Artisti. Lascio la parola, 5 minuti, al consigliere Giuliano. Grazie. Me ne servirebbero 18, ma ce ne abbiamo solo 5, quindi poi lasceremo velocemente la parola all'assessore. Allora, assessore, ho fatto questa interrogazione perché so che lei ovviamente è una molto attiva per i plessi scolastici, quindi è molto attenta, e so che anche quando le cose non programmate non vengono effettuate, lei ci ripassa, riverifica, eccetera, eccetera, e quindi non è tanto... non l'ho fatta tanto per mettere in evidenza un qualcosa di negativo, ma quanto per fare un refer, no? E dire: ricordiamoci che c'è questo tipo di esigenza, ci sono delle famiglie che chiedono, e quindi so che la sua attenzione è massima, ed ero sicuro che avrebbe gradito anche poter rispondere a tale interrogazione, che si riferisce all'asilo nido comunale di Via Tenuta del Casalotto, i Piccoli Artisti. Allora, questi hanno una problematica che, diciamo, sono state già più volte evidenziate e riportate dal comitato interno di gestione anche sotto forma scritta al municipio, quindi ho messo anche il protocollo di riferimento per dire che è una cosa che è stata appunto messa in piedi e già segnalata, che esiste un'area appunto esterna dedicata ai momenti ludico-ricreativi, lasciata, diciamo, all'incuria e poco attrezzata. La suddetta area risulta manchevole di zone d'ombra utili, soprattutto nei mesi più caldi, e a maggior ragione dopo la caduta di due alberi dopo il forte temporale accaduto nei mesi scorsi, quindi questa situazione ha trovato ancora maggiore negatività. I genitori sono costretti a autotassarsi ogni anno, nonostante già paghino una retta comunale talvolta esosa, per costituire un fondo cassa utile a comprare i giochi per i bambini. All'interno del plesso la manutenzione ordinaria e straordinaria non viene quasi mai effettuata, quindi, considerato che quest'area necessita di attrezzature di zone d'ombra e arredi per attività ludico-ricreative dei bambini e di interventi manutentivi ordinari e straordinari per tutta l'area, in particolare appunto le granine di scolo dell'acqua piovana e del tetto, vi è in particolare una porta d'accesso alla sezione verde che risulta rotta da tempo, e quindi il cedimento dell'intonaco ai suoi lati crea un serio pericolo ai bambini. Gli spazi interni dell'asilo ad oggi sono carenti e manchevoli di arredi, di giochi e materiale didattico vario. Quindi tutto qui per chiedere, per conoscere le ragioni per le quali sino ad oggi l'amministrazione non è intervenuta circa le suddette problematiche, per comprendere le modalità con cui si intende agire urgentemente e i provvedimenti che si intendono assumere. Aggiungo solo quindi che potrebbe essere l'occasione anche a chi ci ascolta che ci possano essere delle novità in tal senso, immagino, o in programmazione, quindi ascolto con piacere il suo intervento. Ok, buon pomeriggio a tutti, mi scuso per essere arrivata in ritardo, ma non sto proprio benissimo oggi, come forse si sentirà anche dalla voce. Comunque sì, effettivamente sono abbastanza operativa, infatti appunto confermo che il playground è stato inaugurato il 16 febbraio 2018, quindi come era riportato anche sui giornali, ed è assolutamente completo e collaudato. Allo stesso modo, venendo al discorso del nido Piccoli Artisti,
a dire il vero sono, cioè, colgo l'occasione di questa interrogazione per fare chiarezza su alcune questioni. Gli asili nido, come manutenzione ordinaria degli spazi verdi, sono affidati alla Roma Multiservizi, che dipende direttamente dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, via Capitan Bavastro. Noi paghiamo annualmente, intendo tutti noi contribuenti, cittadini di Roma, un contratto di servizi a Roma Multiservizi, nel quale è compresa la manutenzione ordinaria del verde. E il nostro municipio, il nostro assessorato, sta compiendo, diciamo, un'opera sistematica di riconduzione a quelle che sono effettivamente tutte le prestazioni previste dal capitolato d'appalto, perché vengano eseguite, altrimenti noi contribuenti paghiamo sostanzialmente due volte: una per il contratto di servizi, che comunque ha un costo fisso, e due per tutte le volte che qualche altro ente, compreso il municipio, deve andare a sostituirsi a chi dovrebbe fare questi interventi in supplenza manutentiva. Questo è stato oggetto di tutta una serie di atti che sono stati portati avanti solo ed unicamente per una questione di chiarezza e di correttezza e trasparenza nei confronti di tutti, perché le risorse non sono infinite. Al contrario, la lista degli interventi da fare dal 2014 al database della manutenzione del municipio, solo per la manutenzione ordinaria dell'edificio risultano 73 e ordinativi, 73 richieste di interventi, e dal 2017, dal 1 settembre 2017, ne abbiamo effettuati 26 a livello di manutenzione ordinaria per questo edificio scolastico. Quindi dire che la manutenzione ordinaria dell'edificio non viene eseguita non mi sembra del tutto... No, proprio qua, piccoli artisti, asilo nido piccoli artisti, via della tenuta del Casalotto. La manutenzione ordinaria viene assolutamente eseguita. Il verde deve essere manutenuto a cura di Roma Multiservizi. Ciò nonostante, quando non c'è l'intervento, ovviamente scriviamo, contestiamo perché si applichino le sanzioni previste, e poi provvediamo noi con le ditte del verde scolastico municipale, che invece devono coprire la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici statali, cioè le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado, degli istituti comprensivi. E infatti anche nell'area verde di Piccoli Artisti siamo intervenuti con la ditta di manutenzione municipale, che ha provveduto. Gli alberi caduti non sono stati due, è stato uno solo, un noce, che era stato tagliato da Roma Multiservizi, e la ceppaia, le radici che erano metà fuori e metà dentro, le abbiamo tolte noi con la manutenzione municipale. Le aree d'ombra delle aree verdi, una l'abbiamo ripristinata, le altre invece le stiamo studiando, perché il gruppo educativo dell'asilo nido ha proposto adesso, in questa primavera, il 25 febbraio è arrivata la proposta, una modifica nell'organizzazione interna, nel progetto educativo del nido. Sono quattro sezioni, vorrebbero trasformarle in sezioni eterogenee, cioè non più la suddivisione tra piccoli, medi, grandi, ma creare in ogni sezione la compresenza di piccoli, medi, grandi. Se questo progetto, sono ancora in fase di elaborazione le graduatorie degli asili nido, non sono ancora uscite le graduatorie dei nuovi iscritti, non appena saranno uscite si verificheranno i dati relativi alle nuove iscrizioni e si stabilirà se si potrà procedere o meno ad accogliere questa sperimentazione, che è già attiva in altri due nidi del nostro municipio. Ovviamente se cambia l'organizzazione degli spazi, in ragione di questo cambio di modello organizzativo, sarà necessario approntare una diversa sistemazione dell'area. Quindi siamo, come suol dirsi, in stand by, in attesa di questa. Esatto. Invece faccio riferimento ad una cosa che sull'interrogazione non era presente,
ma che è accaduta l'11 di marzo, e cioè in quell'asilo, a causa di un malfunzionamento della macchinetta distributrice di bevande, c'è stato durante la fine settimana immediatamente precedente un allagamento. Quindi quando il venerdì pomeriggio era stato chiuso il nido, era tutto a posto. Quando la mattina di lunedì 11 marzo sono andati ad aprire il nido, sono stati trovati 20-25 centimetri di acqua che sono fuoriusciti da una sezione, la sezioncina dei lattanti a cui si fa riferimento. Quindi il motivo per il quale ci sono dei lavori in corso, e i lavori sono in corso, è dipeso proprio da questo problema, per il quale peraltro spero di fare cosa gradita nel dirvi che noi abbiamo attivato, come abbiamo già fatto lo scorso anno in occasione di un altro intervento presso un'altra scuola, una procedura di rivalsa nei confronti della ditta che è responsabile di questo problema. Peraltro la prima volta che abbiamo della macchinetta distributrice, perché la prima volta che abbiamo applicato questa procedura addirittura abbiamo dovuto fare tutta una serie di consultazioni per capire come si facesse, perché il nostro municipio fino a quel momento non aveva mai fatto procedure in danno chiedendo risarcimento. Insomma, visto che si tratta di denaro pubblico, come si dice, chi rompe paga, i cocci sono suoi, i cocci li togliamo noi, ma perlomeno che si applichino le procedure per essere poi, come dire, risarciti del danno subito. Quindi stiamo lavorando, alcuni interventi sono programmati per il periodo di sospensione delle vacanze di Pasqua, proprio per non andare ulteriormente a creare problemi ai piccoli utenti del nido, e credo che insomma le famiglie sanno di potersi sempre rivolgere all'assessorato, come hanno fatto lo scorso anno quando hanno chiesto l'apertura straordinaria a luglio proprio di questo nido, che è stato, come dire, oggetto di una lunga battaglia però vinta da questo municipio nei confronti del dipartimento, che non ci voleva dare più di 6 nidi aperti in estate, invece ci ha dato anche il 7º. Grazie, penso insomma di aver concluso. Allora, ci sono 3 minuti, consigliere Giuliano. Allora, è sempre simpatico vedere l'assessore che risponde con molta enfasi, sembra che, come si dice, le scuole sono le sue, quindi è attaccata, e questo fa piacere. Infatti parto dalla fine, lei assessore deve sempre capire che l'interrogazione è precedente, quindi è del 4 aprile, quindi immagino che tra prima, durante e dopo e oggi, questi giorni, sia partito un ragionamento, è certo, è ovvio. Quindi quando noi cerchiamo una caramella per l'assessore, quando noi facciamo delle interrogazioni, è normale che cerchiamo di mettere tutto quello che possa essere utile alla richiesta e possa essere comunque, come si dice, affrontato per finalità positive. Esatto, quindi proprio per questo lei ricordava in modo carino e corretto, e poteva aggiungere che l'interrogazione fu fatta, cioè la richiesta fu fatta anche da questo consigliere che le parla, proprio perché iniziammo questo percorso nel periodo estivo, perché non più di 6 nidi, e quindi insieme portammo questa questione e voi siete riusciti poi con applicazione, quindi i meriti di questa amministrazione ci sono, ad avere appunto altre, no? Tra cui anche questo asilo è stato poi fatto, diciamo, utilizzato, no? E quindi è stata una vittoria che non era mai successa. Si contribuisce in questi casi, quando si contribuisce le cose vanno sempre a vantaggio del territorio, mai a vantaggio personale. E come tale, quindi, è importante sapere che la manutenzione di spazi verdi, noi lo sappiamo, ma abbiamo anche noi difficoltà a seguire, sono a carico della multiservizi, che però poi dopo spesso e volentieri non tiene conto del suo diciamo, appalto che è previsto, e quindi, come dice lei, i danni a volte si pagano due volte, perché mancato intervento e intervento da parte del municipio. E questo non va bene, so che vi state, come si dice, lavorando su questo, fate le vostre richieste, lamentele e istanze al Dipartimento, spero che si possa arrivare sempre a migliorare questo intervento di un appalto che può essere molto utile, perché hanno un'incombenza importante la parte esterna, la parte ricreativa di questi asili.
asili, quindi è importante per i bambini, no? Non solo stare dentro ma anche stare fuori, e quindi vanno comunque seguite. 73 richieste, non lo sapevo, ne sono tante, quindi immaginavo lo sforzo che bisogna fare come municipio, 26 effettuate, non sono poche, nonostante gli esigui parti economiche. Per quanto riguarda le parti d'ombra, come ha detto lei, se una è stata sistemata e l'altra rientra in questo quadro successivo di organizzazione, io penso che chi ha sentito rimane con tranquillo, più contento, che alcuni lavori potranno essere fatti durante le attività di sospensione pasquale, oppure poi, se serviranno, ancora più grandi, se servono, durante la chiusura estiva. Però questo è un asilo, appunto, che, come lei sa, insomma, ha una bella capienza, è frequentato, quindi sono molti bambini, sono tanti, 83 bambini, quindi insomma ha bisogno di... Non mi ha detto nulla sulla porta d'accesso alla sezione verde, che risulta rotta da tempo, ma... Riparata. Allora lo dico io, quindi è stata parzialmente riparata questa, le faccio sì con la ok, allora anche questa è stata parzialmente riparata, e quindi mi posso ritenere, c'è anche il materiale didattico che è stato preso, come lei dice, quindi io come si vuol dire, sono, non dico totalmente contento, ma abbastanzevolmente contento. Non per me, ma per chi insomma usufruisce di questo nido. Grazie, assessore. Se l'assessore vuole rispondere può, altrimenti può... No, perché mi ero dimenticata soltanto di dire due cose. Una, che appunto abbiamo... Qui ho portato... Può dirlo tranquillamente, a 3 minuti. Sì, qui ho portato proprio... ...248 elementi didattico, di materiale didattico che abbiamo mandato in gara, quindi per la prima volta dopo tanto tempo finalmente ci sarà anche del materiale didattico, e quindi le famiglie non dovranno come autotassarsi o continuare ad autotassarsi, se non per fare delle attività integrative. Inoltre, il problema degli infissi, noi siamo intervenuti tante volte sugli infissi perché sono, come dicono i tecnici in gergo, fuori squadra, cioè quando sono stati installati, mi dicono più di 10 anni or sono, i lavori non sono stati eseguiti in maniera accurata, e evidentemente anche con l'Audi non saranno stati precisi, per cui questo è il motivo per il quale si deve intervenire e reintervenire continuamente su questi telai, contro telai, e sulle, diciamo, sulle mostrine che vanno poi a coprire. Chiaramente, essendoci stato poi questo problema della grande umidità per questo incidente che è avvenuto l'11 marzo, ovviamente questo determina anche delle necessità di attesa che si asciughino tutte le parti per poter poi completare gli interventi, ma sono interventi tutti in corso di esecuzione da parte della nostra manutenzione, quindi. Ringraziamo l'assessore, ringraziamo il consigliere Giuliano e possiamo andare avanti. Allora, il prossimo punto è la proposta di risoluzione avente ad oggetto potenziamento della formazione per il personale dei servizi educativi scolastici. Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Si presento questa risoluzione, che è di iniziativa della Commissione Consigliare Permanente che presiedo, la quinta. E, questa risoluzione nasce dopo una interlocuzione avuta con le POSES che abbiamo invitato in commissione per un'audizione, e tra le tante, diciamo, cose di cui abbiamo discusso è venuto fuori il tema della formazione come elemento chiaramente qualificante per l'attività didattica nei nostri servizi educativi, quindi cosa che è sicuramente un dato di fatto, ma che forse avrebbe bisogno di un potenziamento, e quindi abbiamo colto l'occasione per buttare giù alcuni punti di indirizzo, alcune linee di indirizzo da far arrivare quindi alla giunta, alla sindaca e alla giunta capitolina in merito. Intanto colgo l'occasione per ringraziare le POSES che hanno partecipato e la referente della consulta scuola che ha partecipato al percorso. E dunque, i punti essenziali
Intanto voglio precisare che la formazione comunque è prevista e quindi le nostre educatrici, gli educatori e le insegnanti che svolgono attività nidi chiaramente seguono un percorso formativo e, senz'altro, ma quello su cui volevamo un attimo soffermarci è cercare di dare delle linee di indirizzo che potessero potenziare questo elemento che è appunto qualificante. I punti sono diciamo un certo numero perché effettivamente abbiamo individuato alcuni elementi che potrebbero essere migliorati. Le vado rapidamente a elencare per non tediarvi eccessivamente. E dunque, quindi la risoluzione quindi impegna la Presidente e l'assessore competente ad attivarsi presso la Sindaca e la Giunta affinché sia predisposto e presentato al personale educativo e scolastico un piano della formazione annuale erogato dal Comune di Roma. Quindi il piano della formazione vogliamo che sia presentato in tempo e all'inizio dell'anno in modo che il personale possa in qualche modo organizzarsi e partecipare alla formazione in modo diciamo, tranquillo senza dover attrezzarsi all'ultimo minuto. Che la formazione per il personale educativo sia erogata dal Comune di Roma sia erogata in presenza, quindi noi riteniamo che sia ancora importante la formazione fatta vis-à-vis perché al contrario di quella magari erogata attraverso piattaforme cosiddette di e-learning, perché nel momento in cui si fa la formazione c'è anche uno scambio umano, no? Uno scambio, un confronto che è un momento appunto un elemento insostituibile e di valorizzazione della persona stessa. La formazione per le educatrici dei nidi e per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia si è erogata per quanto sia possibile nel mese di luglio, in qualche modo possibilmente chiaramente nei primi 10 giorni del mese di luglio, ma comunque nel mese di luglio per evitare che possano esserci delle sovrapposizioni durante il periodo delle lezioni, dove il periodo diciamo settembre-giugno. Che sia prevista la trattazione di tematiche quali il burnout, che è la sindrome di burnout, che è una sindrome molto invalidante, perché insomma educare e formare, stare in un asilo, in contatto con utenti così delicati, può portare a questa sindrome. Quindi è bene che tutti sappiano anche riconoscerla in tempo e si sappiano prendere le misure precauzionali del caso, prima che poi ci possano essere delle conseguenze sgradevoli. Siano previsti poi corsi di formazione erogati dal Comune, seminari e incontri sulle neuroscienze, che è una disciplina innovativa che si sta affacciando sul panorama formativo e quindi importante anche tener conto che nella formazione erogata dal Comune di Roma ci sia questa tematica. Siano attivati anche percorsi di formazioni che abbiano come obiettivo il potenziamento di quelle che si chiamano competenze trasversali, soft skills. Considerate appunto delle fondamenti chiave per il successo formativo e lavorativo. Siano avviati anche dei percorsi all'interno delle scuole, dei percorsi riferiti alle strategie didattiche inclusive, quali didattiche metacognitive, cooperativa, peer education, coping power. Siano aumentate le quote di ore di formazione obbligatoria regata da Roma Capitale fino a 30 ore annuali. Attualmente delle 100 ore annuali che le educatrici e gli insegnanti devono fare oltre le 6 ore settimanali frontali con i bambini, solo 20 sono dedicate alla formazione obbligatoria erogata dal Comune di Roma, altre 50 sono in autoaggiornamento e altre 30 ore sono dedicate alle attività di gestione del nido, per attività collegiali, GLA, partecipazione a incontri, riunioni, GLH e quant'altro. Siano incluse nella formazione obbligatoria anche scambi educativi pedagogici presso strutture educative e scolastiche regionali, nazionali ed internazionali, al fine di migliorare lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche su scala extra cittadina. Il confronto con gli altri è sempre un momento di crescita. E siccome so che nel passato venivano fatti questi incontri, questi scambi, secondo noi è importante che si riprenda questa buona pratica. Che la formazione in autoaggiornamento sia sempre documentata mediante una rendicontazione oggettiva e verificabile,
quindi con relazioni finali, e per dare la possibilità, diciamo, accertarsi che la formazione venga effettivamente fatta, e per sgravare, diciamo, in qualche modo, per facilitare il compito delle POSES nella verifica delle ore fatte in autoaggiornamento. Sia obbligatorio per il personale educativo e scolastico recuperare le ore di formazione obbligatorie non svolte a causa di assenza entro l'anno scolastico successivo, con una modalità chiaramente concordata col Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, che programma la formazione obbligatoria stessa. Questo perché riteniamo che la formazione comunque è un elemento importante nel percorso lavorativo del personale educativo e scolastico. Quindi, qualora non si sia avuta la possibilità di fare alcune ore durante un anno scolastico, si può recuperare l'anno successivo. Si è rafforzato il coinvolgimento del centro di documentazione NID Infanzia, che tra parentesi qui a via del Quadraro 102, nella formazione del personale educativo, e che sia incrementato il personale adesso assegnato, affinché possa diventare effettivamente, così come previsto già nel modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Roma, un elemento all'interno del quale si possa fare la formazione, si possa utilizzare appunto come elemento di scambio delle buone pratiche, dei buoni progetti, e quindi che faccia parte del percorso di formazione a pieno titolo e al massimo delle sue potenzialità. Che sia avviata appunto una ricognizione tra il personale dei servizi educativi e scolastici che abbia titoli e esperienze per essere impiegato come formatore per i corsi di aggiornamento del personale del Comune di Roma o per attività di sostegno alla genitorialità per le famiglie dei giovani utenti delle strutture educative e scolastiche capitoline, nella consapevolezza della professionalità riconosciuta che il Comune di Roma dispone al suo interno. Ci sono sicuramente delle persone, dei formatori di alta qualità che possono essere in qualche modo inseriti nello stesso percorso di formazione, e quindi in qualche modo il Comune di Roma può fare formazione attraverso i propri stessi formatori. Questo sicuramente potrebbe determinare un risparmio, diciamo, di denaro pubblico, ma soprattutto può valorizzare lo stesso personale che sicuramente si sentirà anche meglio apprezzato all'interno della struttura di appartenenza. Si è poi ripristinata la formazione decentrata, assegnando ad essa le necessarie risorse, affinché sia data la possibilità ai municipi di poter integrare la formazione dipartimentale con un'offerta mirata su specifici bisogni dei singoli territori. Lì dove vi sia rilevata una necessità di formazione particolare, il municipio può farsi parte attiva. Chiediamo che ritorni, perché so che anche questo si faceva in passato, ritorni a essere parte attiva nel processo di formazione, in quelle che noi speriamo possano diventare le 30 ore obbligatorie di formazione. Queste sono delle linee di indirizzo che abbiamo, diciamo, anche discusso con le POSES, che ringrazio nuovamente, abbiamo discusso in commissione, e quindi ritengo che possano essere, diciamo, portate all'attenzione della Giunta Capitolina affinché da ciò si possa dare seguito, conseguenza, ad atti poi più operativi. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, può, assessore, certo. Colgo l'occasione per questo, anche per ringraziarvi. Guarda, se proprio oggi. Col traduttore. Ma possiamo dispensare l'assessore, magari? No, invece io ci tengo, perché... perché invece volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi formalmente e pubblicamente per averci concesso ieri pomeriggio l'utilizzo dell'aula consiliare proprio per svolgere un appuntamento molto bello e partecipato. Ecco, sono contenta che ci siano la Presidente e anche Judith, un altro membro della consulta scuola, che ieri erano presenti, perché abbiamo tenuto in questa aula consiliare due appuntamenti. Uno dalle 14.30 alle 16.30 rivolto al personale e alle famiglie, e l'altro dalle 17 alle 19 solo al personale, di autoformazione. È veramente necessaria questa, diciamo, restituzione alla professionalità
educatrice e docente di, un, diciamo, di questa funzione che è fondamentale. Peraltro, mentre noi siamo qui in Sala Rossa, è in corso la seduta plenaria conclusiva del corso di formazione sperimentale che come municipio noi non ce l'abbiamo ancora purtroppo il riconoscimento di questa formazione decentrata, ma la stiamo già attuando e quindi ringrazio proprio la collaborazione anche delle educatrici e delle insegnanti, delle poses, dei dirigenti scolastici che volontariamente e gratuitamente al di fuori dell'orario di servizio stanno realizzando queste forme di autoformazione. Ieri sulla educazione diffusa, sul metodo Montessori e oggi in particolare sui problemi nel ritardo dello sviluppo cognitivo a proposito delle neuroscienze per l'individuazione di diagnosi precoci già a partire dal nido, quindi da 0 a 3 anni, con la collaborazione gratuita dell'UOSD Medicina Preventiva Diagnosi Precoci dell'ASL Roma 2, quindi veramente senza nessun costo né di formatori né di personale, quindi è assolutamente apprezzabile e apprezzato anche dal mondo delle scuole direttamente questa risoluzione del nostro consiglio. Altri interventi? No? Il relatore vuole... Lei vuole fare un intervento, consigliere? Sì, consigliere. Sì, 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 penso che sia... Ero un po' indeciso, ma... Perché non è che voglio... Come si dice... Commentare... In modo... Diverso... il lavoro fatto in questa commissione che ho, alla quale ho partecipato, non ero quando è stato fatto l'atto perché mancavo, però ho partecipato e diciamo che le richieste che sono emerse al tavolo della commissione sono state richieste ovviamente che hanno un senso, cioè che vanno nella direzione di migliorare, cercare di migliorare il servizio, perché parliamo ovviamente di 0-6 anni, nido, materna e quindi parliamo di servizi e per l'infanzia, quindi i servizi se devono essere tali devono essere insomma efficienti. Ora però, dal punto di vista dei lavoratori e quindi dalla parte diciamo così sindacale, potremmo, forse non so se, a me non mi sembra se sono stati ascoltati, però non so se il Presidente l'ha poi in un'altra commissione ha avuto modo di parlare con le rappresentanze sindacali di categoria, però detto questo, come si dice, non so appunto poi nel meccanismo di chi fa questo lavoro, di quindi chi fa tutti i giorni questo lavoro, oltre ad avere necessità di avere risposte, quindi di avere mezzi e strumenti, ha anche bisogno probabilmente di essere, come si dice, ricordato anche in altri momenti, cioè quando hanno i vari problemi, come quando appunto nelle strutture c'è mancanza insomma di intervento, non negli ultimi 2 anni, caro assessore, perché lo sappiamo, ma sono cose più ataviche, perché comunque se tu togli i soldi, no, dalla manutenzione, quindi se tu, diciamo, Comune di Roma limiti le manutenzioni cercando, oppure anche lo Stato non trasferisce soldi a sufficienza per poter fare le manutenzioni per gli istituti scolastici, è normale che tu mandi avanti solo la funzione quella operativa e con gli anni i difetti escono tutti fuori, no? Immaginiamo anche una bella donna che non riesce nel tempo, voglio dire, le cose emergono, no? Diciamo che vanno anche per la pressione atmosferica. Detto questo, quindi se uno ci tiene ovviamente deve poter intervenire. E se il personale lavora, no, dopo glielo spiego a lei, insomma, se il personale lavora anche in queste condizioni è normale che c'è un grido d'allarme
che fa parte di questo mondo, non è che è estraneo. Ora però noi sembra, io non vorrei fare quella parte lì perché Presidente lei mi guarda, io ero in commissione, abbiamo ragionato, quando si portano avanti queste cose a me piace, però potremmo sembrare, no? Lo dico, ma così come riflessione ad alta voce, tanto siamo tra di noi, insomma ci mancherebbe altro, non è che ci sente nessuno. Potremmo essere, cioè, come quelli un po' perfezionisti che dicono, sai, ti manca tante cose, però facciamo i corsi, facciamo, no? Potenziamo quello, potenziamo l'altro, ma ti mancano alcune basi fondamentali perché, affinché il servizio possa essere, diciamo, considerato efficiente, no? Come per dire, la macchina, capito, non c'è il carburante, però dentro abbiamo, che ne so, l'aria condizionata, insomma, ecco, ci manca qualcosa per far funzionare bene e noi siamo andati a vedere la parte un po' più perfettizia, no? Giusta, che entra a tutto tondo nell'attività. Non mi guardi così, assessore, mi vuole mettere timore lei, io lo so, nell'attività, però potenziamento, miglioramento, corsi, per esempio quello di luglio ne abbiamo parlato, non si può fare i corsi a settembre quando iniziano appunto, no? Questa è una cosa che è intelligente, cioè allora si utilizza il mese di luglio, che gli asili sono chiusi tranne quelli che sono appunto di riferimento, di turno, diciamo così, e lì possono le educatrici fare, no, il loro corso, il loro aggiornamento, quello che sia, no? È più intelligente, certo. Quindi non è facile dire qualcosa di diverso da questa risoluzione che è stata scritta anche bene, perché contiene, nel risolve, porta anche le sfumature, quindi devo dire che do adito al Presidente, alla Commissione tutta, di aver fatto un lavoro che fino ad oggi, ecco questo sono sicuro, che fino ad oggi non era mai stato fatto, cioè io non conoscevo per esempio le responsabili delle POSE, le coordinatrici delle POSE, se non sapevo un mondo, non conoscevo le problematiche, è normale, non si può fare il tuttologo, certo, però comunque è un lavoro che ci porta a capire meglio quello che questo mondo contiene e le sue sfaccettature. E quindi benvenga, come abbiamo parlato anche di poter capire come mettere a regime il mondo relativo alle supplenze, perché molto spesso abbiamo sentito lamentele di, no, di situazioni che rimangono sguarnite perché in tardo, comunicate all'ultimo, allora qualcuno suggeriva di integrare, no, nel meccanismo del personale di quel plesso e poi integrare, che ne so, una, due supplenti a regime, perché uno le ha a disposizione e poi sono sempre le stesse eventualmente se mancano, no, all'interno di quell'asilo manca del personale, tu prendi sempre le stesse supplenti e anche, quindi anche i bambini si abituano alla stessa faccia. È un mondo che non conoscevo, lo dico perfettamente, la scuola mi ha sempre fatto perdere i capelli e infatti sono anni che sto sulla scuola e non ho più i capelli, e nel senso che è complesso, non si risolve facilmente. Do atto e do merito al fatto che ci si avvicini in questo modo. Il percorso è solo all'inizio, perché è una risoluzione che noi dobbiamo sempre mandare all'organo centrale, cercare di provare a, no, a dare un contributo, però non so, io
Prevederei anche un altro incontro, lo chiedo quindi anche in forma così diretta, da parte del personale, quindi da parte sindacale, non so se appunto possa aver dato dei pensieri relativi a questo tipo di atto. Ho visto che il fatto delle supplenze viene tolto da questo, quindi no, immagino che venga fatto successivamente un altro tipo di ragionamento. Ho delle notizie, ecco, che arrivano un po' dalla parte sindacale non proprio contentissime, per cui vi dico che, ve lo dico con molta tranquillità perché i miei 15 anni qui dentro a questo municipio mi permettono di dire questo e altro, quindi non ho problemi. Allora, sono molto positivo verso questo lavoro. Non conosco bene il mondo, lo sto conoscendo mano a mano che lo stiamo affrontando, la dinamica, e quindi mi viene da venirvi dietro, lo farò, lo continuerò a fare. Per quanto riguarda probabilmente il risultato che ne emergerà, e avendo avuto dei sentori un po' da chi, a parte sindacale, appunto chi rappresenta la categoria, è rimasto un po' così perplesso, non mi sento ovviamente di bocciare una cosa di questo tipo perché l'ho lavorata, ma prendete la mia astensione del consigliere Fulvio Giuliano, che è appartenente a Fratelli d'Italia, come una azione benevola proprio per cercare di continuare un percorso non avendo certezza di aver fatto la cosa migliore, però positivo, di continuare a capire meglio questo mondo, a cercarlo di aiutarlo, a cercare di dare veramente un biglietto da visita a un servizio 0-6 anni che è fondamentale sia per chi lo utilizza, per le famiglie tutte, perché trovano ulteriori risposte a questo. Chiudo dicendo una battuta: mi sono incontrato appunto proprio perché il servizio è importante, mi incontro con dei genitori, con delle mamme che non lavorano e dicono: ma io non ho punteggio perché non lavorando ho meno punteggio di chi ha i genitori che lavorano, ma se non vado a lavorare, cioè se mio figlio non va a scuola, come faccio ad andare a lavorare a trovare lavoro? La butto lì per dire che le esigenze sono diverse, no? Allora, i punteggi è un servizio per chi ha i genitori che lavorano, ci mancherebbe altro, ma chi non lavora vorrebbe andare a lavorare, ma se non gli prendi il figlio non ha la possibilità di andare a lavorare. Pensiamo anche a questo, e la dico questa battuta per dire com'è complesso questo mondo, cioè quante sfaccettature ha, e quindi apprezzate la mia astensione in tal senso. Altri interventi? Vuole fare un intervento finale? Sì, grazie Presidente. Volevo solo chiudere dicendo che proprio perché, riprendendo le parole del consigliere Giuliano che ha preceduto, il servizio 06 è fondamentale, ma veramente fondamentale, e non può essere solamente un sostegno per le famiglie per andare a per poter lavorare, ma deve essere veramente un servizio a cui a cui mandare i bambini, cioè mandare il bambino da 0 a 6 anni alla scuola, la scuola al nido e poi dopo all'infanzia, è formativo per il bambino stesso, e quindi proprio per questo motivo, proprio perché la materia che diciamo di questi servizi è materia importantissima, pregiatissima, dobbiamo trattarla con i guanti, no, bianchi. Non possiamo permettere che certi che nelle classi ci siano persone che possano non aver seguito tutta quella formazione necessaria, di qualità, di livello, anche perché se è vero che noi vogliamo portare i nostri servizi, a mantenere i nostri servizi a un certo livello di qualità e soprattutto portarli, aumentarne il livello di qualità, noi non possiamo sottrarci a questo tipo di iniziative, che vanno tuttavia di pari passo alle altre iniziative che devono sostenere
questi servizi da altri punti di vista. Quindi l'assessore diceva poco prima che 73 interventi previsti dal 2014, quindi se sono 4 anni, mediamente sono 17 richieste l'anno inevase. Noi nell'ultimo 2 anni ne abbiamo fatti 20-23, insomma, voglio dire, ci stiamo rimettendo un po' in carreggiata, così come anche la possibilità di l'incremento del budget per la manutenzione ordinaria, che dai 300.000 euro del 2016, 380.000 del 2016, sono passati a circa 1.000.000 e passa nel 2017 e il doppio nel 2018. Questi sono segnali chiaramente che hanno bisogno poi, no, di andare avanti per migliorare poi l'intero, quando si va al regime, migliorare la qualità dei servizi da tutti i punti di vista, la fornitura dei servizi didattici. Ecco, sono tanti aspetti che insieme poi riportano il servizio ad un livello migliore. E quindi l'aspetto sindacale. Allora, questa non è una delibera naturalmente, quindi noi non deliberiamo nulla, stiamo dando solo delle linee di indirizzo, cioè stiamo semplicemente, cosa che ci compete come portavoci del territorio, delle esigenze, di mettere nero su bianco, in modo sistematico, di mettere nero su bianco quelle che potrebbero essere delle iniziative migliorative della formazione e a cui non possiamo sottrarci, sapendo che non saremo noi a dover negoziare, questo mi rendo conto, ma sarà, e confido nella capacità e nella bravura della giunta capitolina, che saprà contemperare quella che è la necessità di aumentare il livello qualitativo della formazione del personale formativo attraverso una formazione fatta in questo modo potenziata, con quelle che sono le necessità poi sindacali del personale, nessuno mette in dubbio, ma proprio per questo motivo noi abbiamo anche inserito per esempio la tematica relativa alla conoscenza della sindrome da burnout, perché noi siamo certi che personale motivato, qualificato, ma anche tranquillo, sereno, che possa portare avanti la sua azione educativa in un contesto tranquillo e che non sia soggetta alla sindrome di burnout, possa offrire un servizio migliore. Quindi voglio dire, ci interessiamo anche al personale nel momento in cui vorremmo che ci siano questi corsi, perché il personale deve conoscere quando comincia a esserci i primi campanelli d'allarme, per evitare di poi portare a situazioni che possono essere, diciamo, critiche per il personale stesso, ma anche pericolose per i bambini, per esempio. Ecco, quindi noi dobbiamo fare avere una visione a 360 gradi su questo, non possiamo fermarci solo, no, siccome qui c'è scritto che vogliamo che la formazione sia fatta al mese di luglio. Allora non va bene, perché a luglio bisogna andare in vacanza. Allora a luglio, che poi potrà essere sicuramente, saranno sicuramente i primi mesi di luglio, ci mancherebbe, anche perché io ho scritto per quanto possibile vuol dire se ci sono esigenze non si fa a luglio, però per quanto possibile cosa significa? Che nel momento in cui bisogna prevedere una programmazione, perché farla durante le ore di lezione? Ciò comporterebbe sicuramente un aggravio innanzitutto per il personale, che in un sabato e una domenica, dove potrebbe rilassarsi tra una settimana lavorativa e l'altra, no, dovrebbe invece andarsi a impegnare in formazione. Se lo fa a luglio, dopo il termine dell'attività lavorativa, potrebbe essere sicuramente un momento in cui questa formazione riesce ad avere anche maggiore, potrebbe essere fatta con maggiore tranquillità, serenità ed essere anche più efficiente e più efficace. Quindi bisogna vedere sempre il risvolto della medaglia. Quindi sono anche le ore lavorative, le 30 ore invece di 20, in realtà non cambia nulla, perché il contratto prevede 70 ore di aggiornamento, no? Ora o le fai 20 e 50 o le fai 30 e 40, è la stessa cosa, nel senso che
pensiamo che farne 30 su tematiche dove il dipartimento o nelle modalità che il dipartimento può indicare, significa anche fare una formazione magari più mirata per andare a coprire certe aree di criticità magari emerse da un lavoro di ricognizione interno. Ecco, utilizzare di più, insomma, mettere al centro della formazione, coinvolgere maggiormente il centro di documentazione Nidi e Infanzia, significa anche creare un momento di integrazione maggiore e di disseminazione di quelle che sono le buone pratiche che si fanno, che si hanno nei singoli nidi, nei singoli servizi, metterle a fattor comune. Quindi sono tutti degli elementi che di per sé vanno nella stessa direzione. Chiaramente, ripeto, poi ci saranno sicuramente dei risvolti sindacali, non lo metto in dubbio, sono arrivate anche a me, consigliere Giuliano, queste voci, ma se uno sa che la direzione è quella giusta, facciamo tutto quello che è necessario si faccia. Dichiarazioni di voto. Consigliere Toti. Sì, anch'io mi esprimerò con voto di astensione, proprio perché, per quello che ha detto anche il collega del centrodestra nel suo intervento, che io non andrò a ripetere, però ecco, alcune cose le voglio dire. Quando si parla di linee di indirizzo che riguardano il personale del nostro municipio, io penso che oltre alla consulta, le process, sia importante sentire e arrivare a quello che vuole veramente il personale scolastico del nostro municipio. Sono linee di indirizzo, è giusto, ma quando ci sono linee di indirizzo, perché per me sempre la partecipazione deve stare al centro, che riguardano i territori, io ho detto sempre che ci deve essere un confronto serio con i comitati di quartiere, così ci deve essere un confronto serio e forte quando andiamo ad approvare una risoluzione che riguarda il potenziamento della formazione dei servizi per il personale, i servizi educativi e scolastici, perciò riguarda strettamente il personale del nostro municipio, un personale sofferente, un personale della scuola che senz'altro soffre di un funzionamento difficile dei servizi scolastici, perché realmente sono tanti i problemi che già sono stati accennati dall'opposizione e io non li voglio ripetere, però ecco, voglio dire che anche se il discorso della formazione personale dei servizi scolastici rimane un tema importante, centrale, però lo dobbiamo fare non contro i lavoratori ma con i lavoratori della scuola, perciò per questo, anche se il tema della formazione è un tema importante, non possiamo che astenerci rispetto a questo, come Forza Italia, rispetto a questa risoluzione. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Giuliano. Sì, anche se appunto prima era evidente il mio voto, però ho ascoltato con molta attenzione di nuovo l'intervento del Presidente della Commissione, quindi non ho particolare problematica in tal senso, perché penso che bisogna metterci mano. Lui quando poi ha detto non è una delibera, non abbiamo sentito i sindacati, perché comunque noi diamo indicazioni, e questa cosa, quando ho riflettuto, ecco perché ne deriva una mia parte di astensione, perché effettivamente il lavoro c'è stato, però noi non sappiamo mai al centro quali saranno i risvolti, perché poi inizia tutto un altro tavolo. Ora, per non essere appunto negativo, perché
starei fuori dal momento, no? Cioè, un voto negativo significa star fuori dal tavolo della commissione, questo non è vero, non è così. E quindi non c'è un voto negativo, non ci può essere. La commissione ha fatto un lavoro per la sua competenza, è andata anche oltre. Però a me mette sempre politicamente paura il passaggio poi in Campidoglio, dove inizia un altro tavolo e dove a quel tavolo non partecipa solo la parte politica, partecipano tutte le figure interessate. E essere poi quelli che hanno prodotto un interesse e poi vederlo probabilmente annacquare un po', oppure diminuire di interesse, oppure di importanza, ed è successo, quindi non è il caso della scuola, ma è successo in altri settori, questo a me dà un po' fastidio, mi dispiace, perché il municipio, e lo dico in tutte le sedi, questo municipio è da prendere da esempio per l'attività di lavoro che fa su tutti i versanti, quindi al di là del merito o del demerito, non voglio entrare dal punto di vista politico, comunque è un municipio che c'è, rispetto a tanti altri che non ci sono. E vediamo che tre municipi sono addirittura caduti, no? Di maggioranza, quindi significa che qui c'è coscienza di lavoro. E anche una parte dell'opposizione, che molto, molto, diciamo, in modo molto diretto rappresento, è propositiva quando viene chiamata ad affrontare temi come questi. Però ve l'ho detto con molta tranquillità, cioè non ho fatto un discorso in politichese, ho detto che è un mondo per cui sono affascinato, perché non lo conoscevo in certo modo, non lo conosco ancora bene, ma che ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di interventi e ha bisogno proprio di far sentire la presenza istituzionale. E l'astensione deriva solo dal dubbio che poi, no, tra le notizie un po' così che arrivano da un mondo che entrerà al tavolo romano e non qui, quindi i sindacati, e dal fatto appunto che non decideremo noi, certo, astenermi significa sempre essere più vicini alla positività di quest'atto che invece non, come si dice, votare contro, perché Fratelli d'Italia non vota contro per parte presa, Fratelli d'Italia vota quando si rende conto dell'essenza del provvedimento, quindi valuta di volta in volta. Fatemi passare questa astensione con la positività e continueremo come Fratelli d'Italia, ma immagino anche come Forza Italia, a lavorare a stretto giro in questa commissione e in altre commissioni, come sempre abbiamo fatto, però con il punto interrogativo che non sappiamo dove andiamo a parare, avendo anche impostato un qualcosa di intelligente. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone? Allora, il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente, consapevole del fatto che se siamo stati eletti qui oggi è per prendere delle posizioni, chiare, nette, decise, secondo quelle che sono le nostre convinzioni e secondo quello che è giusto fare. E quindi noi oggi riteniamo che sia giusto, importante, portare avanti queste linee di indirizzo e sostenerle come Consiglio Municipale, affinché possano arrivare all'assessore, alla sindaca in modo chiaro e netto. Per cui non abbiamo alcuna esitazione a votarle favorevolmente. Contrari? Astenuti? Dodici voti favorevoli e due astenuti, quindi il Consiglio approva la risoluzione.
Passiamo all'ultimo punto in scaletta per oggi e informo tutti che mi è stata richiesta la possibilità di parlare a fine consiglio come sempre facciamo, in modo che seguiamo la stessa routine per tutti senza cambiare lo schema. Avranno la possibilità di parlare anche i presenti. E adesso l'ultimo atto è la mozione avente ad oggetto promozione di un progetto sperimentale per la valorizzazione della raccolta di plastica, carta e cartone nelle scuole. Consigliera Labiso. Grazie. Allora, in Italia nel 2017, gentilmente ho aspettato tanto, forse un po' di silenzio. Allora, in Italia nel 2017 è cresciuta la produzione di rifiuti. I rifiuti hanno effetti negativi sull'ambiente, sul clima, sulla salute dell'uomo e sull'economia. Ogni anno 433.000 tonnellate di rifiuti vengono spediti all'estero, visto che in Italia non abbiamo impianti adeguati. Ogni tonnellata trasportata ci costa 200 euro. Ogni giorno, solamente dalla città di Roma, partono circa 180 TIR di rifiuti. La direttiva 2008/98 della Comunità Europea parla di riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti e solo in ultima analisi di smaltimento. Vorrei soffermarmi un attimo sulla plastica. Come utilizziamo la plastica? Quando la plastica viene interrata in discarica si inquina il suolo, quando viene bruciata nei termovalorizzatori si inquina l'aria, oppure viene gettata nei fiumi, arrivando nel mare e avvelenando gli animali. L'ultima balena trovata morta aveva inghiottito 40 kg di buste di plastica. Come vorremmo invece utilizzare la plastica? Riciclandola. Da riciclo rinascono vaschette per alimenti, vasi per i fiori, componenti per auto, montature per occhiali, lampade e con 27 bottiglie di PET possiamo ricavare addirittura una felpa in pile. Il rifiuto quindi non deve essere considerato un problema, ma una risorsa. Per questo serve una stretta collaborazione tra amministrazioni, cittadini e imprese. Un esempio ne è il progetto didattico De Minerva del comune di Savignano sul Panaro, che candida gli scolari a diventare imprenditori del riciclo. Per questo voglio ringraziare il sindaco Caroli, che ho conosciuto personalmente, e delle telefonate che mi ha fatto anche di prima mattina, perché la notte non aveva dormito per inventarsi qualche cosa in più per far applicare nel nostro municipio questo progetto. Quindi io sono molto orgogliosa di esserci riuscita. I materiali, quindi i cosiddetti rifiuti, come la plastica, la carta, il cartone e il RAE, diventano materiali di primissima qualità, pronti ad essere rivenduti sul mercato e lasciando soprattutto i proventi alle scuole. Sulla base di questo, quindi, impegniamo la Presidente e la Giunta di avviare una sperimentazione di un anno su scuole del nostro municipio. Per il momento sono state trovate 3 scuole, ma io spero che se ne aggiungano altre, quindi che si rendano disponibili per la raccolta di plastica, carta, cartone, RAE, quindi all'interno della scuola stessa, e per la loro valorizzazione. Inoltre a farsi parte attiva perché questo progetto abbia successo attraverso iniziative quali corsi di formazione sul riciclo e sull'economia circolare. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano? Eh sì. Non era difficile individuarmi, vero Presidente? Allora, la consigliera Labiso, la prima firmataria, il consigliere Fulvio Giuliano, ultimo firmatario. Vabbè. Non c'è niente da ridere, che ero per ultimo, quindi la mia firma è uguale, uno vale uno, quindi anche la mia firma vale. Ok. Detto questo, perché faccio questa battuta? Perché il consigliere Giuliano ha firmato questa mozione, perché all'interno del contenuto di questa mozione di indirizzo politica mi sembra banale il fine, cioè talmente evidente, no, l'indirizzo a cui dobbiamo tendere, che non servirebbe neanche fare un intervento. Però, per non essere poi sempre comunque confusi, è meglio intervenire. Ora lei l'ha chiamato il sindaco, non ho capito di chi, quale paese? Savignano sul Panaro. Sono 3 persone? Savignano sul Panaro,
sono 12 per... 15, vabbè. Andate avanti, dai. Vabbè, non è Milano, insomma, ho capito. Però è certo che il sindaco di Panaro lì possa aver fatto questo tipo di cosa. Per noi è un pochino più complicato fare questo, certo. Però bisogna partire. Quindi la consigliera che ha fatto la relazione ha il mio appoggio, come anche altri del Movimento 5 Stelle. Perché da qualche parte bisogna partire. Ora, che con tante cose noi facciamo quello che lei ha elencato, è fuori di dubbio, esiste già. L'importante è che comunque sia questa cosa venga attuata. Quindi la mozione è un atto di indirizzo, cara consigliera, che può finire qui, in quest'aula. Ma io che sono in opposizione non so che se questa mozione avrà vita, avrà luce, me lo auguro. E quindi se prima il percorso era più accidentale nonostante la buona volontà, perché c'erano più passaggi, qui dipende probabilmente dal nostro municipio. Dipende dalla Presidente Lozzi, dalla Giunta, dall'assessore competente che prima era venuto, ringraziamo, perché comunque nonostante che non stava bene è passata uguale, quindi questo le fa onore, per organizzare nel nostro territorio con le scuole questo tipo di attività. Mi sembra che ci sono meno impedimenti, quindi la firma non è solo nell'essere d'accordo, perché è ovvio. Pure Stevie Wonder senza leggerla se ne accorgerebbe che è una cosa positiva. Però il discorso è che invece il voto è per il proseguo, cioè per la parte operativa. Quindi sarei molto contento, e lo so che lo siete pure voi, lo sarete pure voi, se questa cosa fra un mese, da settembre prossimo, possa essere parte integrante delle attività scolastiche. Allora abbiamo fatto tanto, cioè da una piccola idea, che non è che ci voleva uno scienziato, però il coraggio, la mente, la voglia di essere parte integrante di un'attività territoriale, di dare il contributo, e quindi poi uno diventa anche contento di aver firmato una cosa di questo tipo. Quindi è solo in carico a voi, se a settembre sta roba non si trova, significa che abbiamo fatto propaganda live, quella che sta sul canale 3, Rai 3. Bravi, bravi. Io l'ho detto prima al collega qua, c'è Cascano, ho detto ah sì, Rai 3, invece è la 7, vedi? Quando poi i ragazzi giovani che seguono. Quindi se facciamo propaganda è fine a se stessa, mo ci facciamo una trasmissione, non penso che noi dobbiamo farci una trasmissione con la propaganda. Se invece a settembre questa roba viene inserita, e si può fare perché non è niente di che, ok, viene contemplata, allora un plauso a questo municipio che, a differenza di Panaro sul Sabino o di altri municipi di Roma, questo municipio è in prima fila. E allora Fratelli d'Italia sta sempre sulle cose in prima fila, anche perché siamo abbonati, quindi siamo sempre in prima fila. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Vuole fare l'intervento di chiusura? Allora, chiaramente il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa iniziativa che io trovo molto innovativa e interessante. Vorrei però anticipare che oltre questo atto ne presenteremo altri. Uno... Uno sulle utenze non domestiche, uno sul plastic free all'interno del nostro municipio e uno sulle postazioni di raccolta assistita in strada. Grazie. Grazie, questo che lei ha detto mi fa piacere, è tutto meglio, è tutto più positivo rispetto alle guardie volontarie ambientali, fatemelo dire, cioè entriamo un po' nel merito, ok?
Quindi se dopo ci saranno queste cose, quindi queste aggiunte, questi altri, come si dice, specchietti, no? Metteremo a fuoco altre situazioni, ben venga, perché non è quello che riusciamo a risolvere, intanto andiamo per pezzo, benissimo. Però poi il resto, ecco, quell'altra la vedevo un po' più leggerina, capito? Quella delle guardie ambientali. Meglio erano gli accertatori che già esistono sull'AMA e che possono comunque fare già un lavoro da domani, da ieri, non da domani, ecco perché già esistono. Questo invece rientra in un quadro, mi auguro di portarlo avanti, come lei ha detto, in un quadro successivo, in un intervento che tende alla riduzione quasi totale, mi auguro, di questo tipo di prodotto. Quindi positivo. Bene, consigliere Guido. Grazie Presidente, il gruppo 5 Stelle vota a favore. Voglio solo dire che questo ovviamente sarà, anche perché si tratta, come ha detto giustamente il consigliere Giuliano, un atto di indirizzo, pertanto ci sarà un progetto sperimentale. Siamo contenti, abbiamo già come settimo municipio fatto in questi anni, anche su altre tematiche, non solo quelle ambientali, diversi progetti sperimentali che poi sono stati presi da esempio anche in altri municipi. Di questo devo dire sono contento, perché questa amministrazione in questo senso cammina bene e quindi speriamo sicuramente di riuscire a portare a compimento questa tipologia di progetto, magari proprio dall'anno scolastico che seguirà, quindi subito dopo l'estate capiamo se è fattibile. Alcune scuole ci stanno dando disponibilità, quindi certamente proviamo a partire, speriamo che potranno aumentare, speriamo che sia un progetto scalabile anche su altre scuole e altri municipi per dare un impulso come sempre dal nostro territorio. Grazie. Bene, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, sono 13 voti favorevoli, quindi questa mozione viene approvata dal Consiglio e informo pure che risultano approvati anche verbali numero 8 e 9 relativi alle sedute del Consiglio del Municipio del 14 e 19 marzo 2019. Il Consiglio ufficiale finisce qui, perché vorrei lasciare la parola alle nostre ospiti, sono le 16:30 e io vi informo, ci sono le riprese, se non avete nessun problema ad essere riprese, va bene, le lasciamo la parola, liberiamo la segreteria. Ringrazio per la possibilità di intervenire, anche per chiarire l'importanza che il lavoro che si sta facendo, l'importanza del lavoro che si sta facendo rispetto proprio al nostro settore, che in questa fase è stato ascoltato, tant'è che mi dispiace molto l'astensione del consigliere Giuliano, perché ha partecipato e anche ha sentito quello che dicevamo, l'ha anche recepito. C'è questa preoccupazione rispetto al sindacale, no? Che fuoriusciva prima. Io sono molto preoccupata proprio invece proprio di questa preoccupazione per il sindacale, perché sono stata un'educatrice dal 75 al 2001, ho aperto uno dei primi 13 nidi a Roma, al Quarticciolo, e poi sono diventata POSES, funzionario dei servizi educativi e scolastici nel 2001, e ho scelto di passare sulla scuola dell'infanzia, perché volevo vedere dopo che succedeva ai bambini, dopo quello che avevamo fatto e che usciva fuori ieri dal nido, come si chiama, il nido del mare, il nido del, quello del Montezoriano, insomma, quell'intervento che c'è stato ieri pomeriggio, no? di quella bella esperienza. E questa ricerca nostra di entrare nel merito di un cambiamento dell'educazione è iniziata nel 75, è iniziata quando determinate normative finalmente facevano entrare i bambini con problemi all'interno delle strutture, che ci hanno dato veramente tanto, perché
lavorare con un bambino autistico ti fa capire come lavorare meglio con tutti gli altri bambini. Questo rapporto con la natura, con la terra, con l'acqua, una ricomposizione del corpo del bambino in toto, emozione, corpo e mente, è qualcosa che noi che veniamo dal nido ci abbiamo chiaro, profondamente chiaro, perché è questo che abbiamo fatto in tutti questi anni. L'acquisizione del linguaggio passava attraverso il gioco all'aperto, allo stare in giardino a giocare con la terra, a dare delle briciole agli uccellini. E quando sono passata alla scuola dell'infanzia ci sono voluta passare, perché mi sono resa conto che lì c'era la morte di quel bambino che io avevo cercato di tirar fuori, perché si lavorava con le schede, con quintali di schede. Le scuole facevano schifo a livello di spazi, perché erano state abbandonate a se stesse. Centroni, che era nata all'inizio degli anni Ottanta sulla morte di un bambino, erano scattate le lotte per arrivare a costruire la scuola lì in zona, praticamente era, pioveva dappertutto, pure che era stata aperta negli anni Ottanta. Io sono rimasta senza il mio compagno nel 2002, per cui ci ho avuto tutto il tempo di lavorare per pigliare soldi sugli spazi, quando i soldi c'erano, con progetti, e passavo lì anche la domenica. Allora, io dico, la qualità degli spazi è un fatto fondamentale, ma anche la qualità delle persone che stanno all'interno è un fatto fondamentale. Il sindacato romano è stato sempre molto ambiguo, a differenza del sindacato dalla Toscana in su. Roma è la prima città del profondo sud e anche con grosse responsabilità del sindacato, ma grosse, enormi, perché mentre in Toscana, a Bologna, il livello a cui è passato l'insegnante negli anni degli anni era già più alto, no? Qui a Roma non si è voluto, perché la scuola all'interno dell'amministrazione comunale non conta niente. Allora, questo ha significato che le persone nella scuola dell'infanzia hanno continuato a lavorare col diploma dei 3 anni, senza averci delle competenze dello sviluppo psicologico del bambino e delle necessità, dei bisogni. Un'altra sozzata terribile l'hanno fatta 2 anni fa, mi pare, quando hanno fatto passare, quando ancora forse, penso era già entrata la Baldassarre, ma proprio all'inizio, no? Quindi ancora si stava così, sono riusciti a far passare l'abbassamento a 20 ore timbrate sulla formazione, 20, ma ce n'avevamo già 30 timbrate. Sono riusciti a fare questo giochetto di far scendere a 20 quelle timbrate e a 50 quel mare di ore che possono far vedere che hanno fatto andando a vedere un museo, poi se ci sono andate o non ci sono andate non si sa, e in più ci si chiede a noi di ratificare, quindi di fare tutta una serie di fogli, di perdite di tempo, no? Perché che ratifichi, che verifichi, no? Apposta dicevamo anche forse chiedere una relazione finale sulle cose che hai fatto, forse potrebbe far vedere se effettivamente l'hai fatte o se ste 50 ore te le sei fregate e basta. Allora, su questi giochetti la qualità del servizio muore. Su questi giochetti la qualità del servizio muore. In più, il fatto del burnout che prima Giannone citava, no? È strettamente legato alla competenza che tu c'hai o che non c'hai. Se tu ci vuoi stare con lo 06 in particolare perché li massacri, no? Ti deve andare di formatte, ti deve andare di stacce, se no vai a fare un altro lavoro, tanto possono essere distaccate quando gli pare, no? Mi pare. E quindi, cioè, chi ci rimane, no? Allora, io dico una cosa, qui ogni volta che ci sono delle formazioni gratuite che ci vengono date, anche col 5 per 1000, dalle associazioni che lavorano sull'autismo, per esempio, ma delle risorse ce ne abbiamo varie che si possono anche...
La gente che lavora seria ci viene, è pieno, a volte non c'è la possibilità, bisogna anche ripetere le iniziative perché non c'è posto, no? Perché se tu sei una persona che ci stai per lavorare veramente con i bambini, ma tu ci vai a formarti. E questa cosa, io credo che possa essere aggiunto addirittura in quella disposizione il fatto che 10 ore che vanno reintegrate e timbrate debbano essere determinate a livello territoriale. No? Perché le 20 ore quelle se le fanno così, quelle che vanno fatte ogni anno col dipartimento. 10 ore se tu le lasci decidere a livello territoriale significa che potete fare degli incontri con le POSES per poter definire quali sono le carenze a livello territoriale e cercare di fare delle formazioni su quello. Cioè, ma veramente il Comune di Roma ha speso un sacco di soldi, ma proprio tanti, per la formazione. Chi ancora fa le scene che ogni tanto escono fuori sui giornali, no? Cioè veramente, quello è perché ci sono, c'è cioè, l'impossibilità di un controllo, ma a cominciare anche, questo è un altro nodo che va superato, quando la dottoressa della 626 del decreto 81 distacca qualcuno, se riesce a percepire che ha qualche problema anche d'ordine psicologico, perché succede, la cosa assurda è che questa persona può fare il ricorso e che la dottoressa di qui non può contattare il Celio, che è quello dove va a fare la seconda visita per rientrare, per dire guardate che c'è un problema, fategli anche una visita d'ordine psicologico, non lo può fare, perché si becca una lettera di richiamo dalla ASL. E questo significa che tu lavori a compartimenti stagno e che tu all'interno continui ad averci delle persone che non ci dovrebbero stare. Quindi io credo che tutte se tutele, ma chi lavora come Cristo comanda, ma manco le cerca. Anzi, si sente più tutelato se l'amministrazione, se l'istituzione fa un discorso politico-pedagogico, perché è questo che poi dovrebbe fare un'istituzione, un discorso politico-pedagogico adeguato. Grazie. Qualcuno vuole rispondere? Posso? Sì, penso di sì. Come no? Chiedeva solo a loro. No, certo, certo. Posso rispondere, sì. Possiamo stare anche seduti, che non è male. Allora, lei dottoressa non ci deve rimanere male se io mi sono astenuto, anche se ha visto che ho partecipato, non ho partecipato all'ultima perché non c'ero per ragioni, diciamo, di urgenza su altri settori. E perché io rimango della mia stessa positività, però al di là del concetto che è ben chiaro, quello che io ovviamente non è verso la commissione, ho detto in tutti i modi, mi sono anche detto che non più di tanto non capisco, se capisco io capiscono tutti, che devo fare di più, però a livello politico, e questo lo dico con la positività, non può passare sempre il concetto, non è questo il caso, no? Ma il concetto di dire guardiamo questa parte e ci attiviamo per risolvere questa parte, no? Però poi stai in un meccanismo, in un condominio dove ci sono diverse altre utenze, altri posti, altre porte, altre case, cioè dove bisogna comunque in un palazzo andare d'accordo un po' tutti. Allora, siccome il vostro servizio è un servizio che negli ultimi anni ha avuto bisogno di essere riqualificato, se pensiamo anche a tutta la battaglia che io ho seguito, non dico in modo diretto, ma in modo anche indiretto, indifferita, il fatto delle convenzioni, quanto costa un bambino per ogni asilo, quanto prendono, no, come si dice, i convenzionati, che c'è stata tutta quella battaglia, onda gialla, onda blu, insomma non mi ricordo qual erano, mi sembra onda gialla, e tutti avevano il problema perché 730 euro
sembrano enormi, tanti, ma non sono tanti per quel ragionamento di formazione, di sicurezza di chi, come si dice, deve no, rappresentare un servizio, no? Non sappiamo mai nelle educatrici quale tipo di livello, no, hanno ottenuto, per cui tu vai in una struttura dove ti mettono, invece che un rapporto 1 a 6, 1 a 7, ti mettono 1 a 10, non lo saprà nessuno, oppure una che è appena stata diplomata, non ha esperienza, però poi i costi sono sempre gli stessi. Allora, perché ho fatto questa riflessione? Mi dispiace se non viene presa al di là del voto, ecco, perché a me piacerebbe che questo mondo fosse affrontato a 360 gradi e dove nelle ragioni di questo atto vengano compensate nelle ragioni di altre dinamiche, cioè quindi ci fosse un equilibrio al fine di capire che chi sta dentro o noi che siamo dall'altra parte non siamo nemici. Cioè non siamo uno contro gli altri, siamo tutti e due dalla stessa parte per cercare di... Allora, perché apprezzo la commissione del Presidente? Perché, e anche di altri ovviamente, ma io stando in questa scuola e sport e cultura mi trovo ad apprezzarla, perché? Perché non si pone mai nella condizione di essere al di sopra delle parti, si pone sempre a un livello, come si dice, un po' comune a tutti, no? Chi entra capisce già quello che stai a fare, no? Ed è, questo è positivo, quindi non è la mia astensione, non è perché non me va bene, la mia astensione è una riflessione che faccio a me stesso e alla maggioranza e a voi che siete del settore a dire bene, questo è, però noi dobbiamo andare poi in comune, il tavolo comunale non è uguale a questo. E lei l'ha detto prima. E quando ha parlato di sindacato, il sindacato, ci sono sindacati bravi, non bravi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, pretestuosi. Quindi il tavolo cambia di attori. Se tu cambi gli attori, cambi anche le parti, puoi cambiare anche il risultato. Cambia regista, cioè può uscire fuori un altro prodotto. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro che se è riferito qui, ok. E ricordiamoci che io sto dalla parte che deve essere un po' quella che pungola, no? Cioè se sono con parte, sono una parte con, diciamo che partecipa totalmente, dovrei stare dall'altra parte, no? Oh. Quindi lo faccio anche come avvocato del diavolo, chiaro? Oh. Quindi dico, noi va bene, abbiamo fatto una cosa intelligente, però poi andiamo in un altro tavolo dove sono cambiano tutti i parametri. Uscirà lo stesso prodotto? Allora a me dà fastidio, io voto spesso e volentieri, e forse lei non lo sa, ma io voto spesso e volentieri atti di questa maggioranza, quindi non ho nessun problema, però devo, non me posso prendere in giro da solo, finché mi prendono in giro loro, tra virgolette ci sta, siamo in politica, ma chi mi prende in giro da solo non va bene, quindi devo anche dire a me stesso, va bene Fulvio, sì, sei propositivo, però devi dare anche quell'elemento di ampio respiro, perché quando arrivi al comune ci sono altri attori, altri elementi, e quando c'è un personale, come ho apprezzato le poses, il coordinamento delle poses che non conoscevo, una l'ho fermata l'altro giorno per strada, c'era il presidente, io ho detto, dico, lei se sorride va bene perché non vi conoscevo, va bene tutto, però, la catalano, così, però è uno spaccato. Per avere poi ragione di questo, chiudo, perché se no mi prendo la mezz'ora, se una Presidente ci è andata mi toglie la parola, per avere ragione di questo devi avere anche, capito, anche in mano gli altri elementi del film, cioè anche le altre parti, e allora poi se riesci a fare anche una fisarmonica, apri, chiudi a tua immagine e somiglianza, però riesci ad essere inclusivo, riesci ad arrivare, sì, io ti dico, mi devi dare 30 ore, vieni, li fai a luglio,
però hai bisogno che le scuole, gli asili siano tenuti in un certo modo, hai bisogno che la commissione mensa, ecco per esempio la mensa, l'elenco di quello che viene dato sia visto, sia le quantità siano migliorate, cioè tutta una serie di cose che comunque poi se tu pulisci solo la macchina di fuori e dentro è sporca, è stata solo questa la riflessione che ho fatto. Mi scuso del mio voto di astensione se questo ho pensato questo e ve l'ho detto, però sto qua, non ho problemi a ricontinuare a fare, a lavorare, a dire, però siccome un po' il mondo l'ho seguito per altri versi mi dispiace che poi venga messo in evidenza, ha ragione, però poi non venga solo preso in considerazione un fatto di formazione che è importantissimo. Perché io mio figlio ormai ha 23 anni, quindi probabilmente ha subito una non competenza quando era, a suo tempo non lo so, che oggi poteva essere comunque diverso e quindi importante, però certo che il mondo è complesso e quindi ha bisogno di un'attenzione diversa. Questo è, non era niente di che, ho partecipato, quindi anche ecco, se non ci fossimo visti pure potrei essere stato pretestuoso, ma siccome c'ero con loro non ho problemi a dire. Mm.